Salve amici di Tech Different, finalmente siamo riusciti a registrare la recensione di questo dispositivo, l'Ira 2 Furious Speed della ditta Pio Italia. Dispositivo da 5 pollici, IPS 1980x1080 con Gorilla Glass. È un dispositivo molto plasticoso, molto doppio, dual SIM. Se riusciamo ad aprire, vi faccio vedere lo scomparto. Con batteria da 2600 mAh. Proprio la batteria inizialmente aveva una durata di circa 15-16 ore, poi con l'uso frequente si è abbassata più o meno in 10 ore, 9 ore. Possibilità di inserire micro SD fino a un massimo di 64 GB, sistema operativo Android 4.2, monta un processore quad core da 1,7 GHz e a 1,5 GB di RAM. Possiamo vedere appunto che davanti ci sono i soft touch, nella parte laterale abbiamo il bilanciere per il volume, tasto di accensione. Frattempo lo accendiamo. Ingresso per la ricarica della batteria o anche per il collegamento al PC, micro USB e ingresso per jack per le cuffie da 3,5 mm. Questa è l'accensione. Ho provato a inserire altre tipologie di cuffie. Però con scarsi risultati perché riesce, da quello che ho visto, solo a supportare le cuffie proprietarie. Qui dietro, vabbè, il logo, fotocamera posteriore da 13 megapixel con flash LED, anteriore invece da 5 megapixel. C'è il LED di notifica. Inoltre, vediamo qui c'è appunto una piccola gobba per poter mantenere meglio il suono quando il cellulare è appoggiato. Ho personalizzato un po' la schermata, ho inserito qualche applicazione. Vediamo, tra le novità di questo smartphone c'era la scelta del launcher iniziale. Infatti, al primo avvio si poteva scegliere se utilizzare il launcher di Google oppure questo smart launcher che viene già preinstallato dall'azienda. Io ho preferito mantenere in realtà quelli di Google. Ritornando alla schermata al launcher di Google, proviamo appunto ad accendere, fare qualche fotografia. Vediamo innanzitutto i colori, molto nitidi i contrasti, anche se zoomando un po' tanto escono un po' delle sfumature, si notano. Questo è il nero, che non è un nero assoluto, infatti si vede la differenza. Molto accesi i colori comunque. Non so se la videocamera rende, però contrasti comunque sono buoni, abbastanza buoni. Proviamo a fare una fotografia. Mettiamo i nostri soggetti.
Dove sono andato? Eccoli qui. Metto il flash automatico. A fuoco, senza flash. Anzi, col flash. Questo è senza flash. Non ha salvato neanche una fotografia, sono qui, eccole qui. Questo è uscito troppo brillante, questo anche, questo è sfocato proprio. Però la prima, quella senza flash, rispecchia molto i colori, un po' più spenti rispetto a quelli reali. Quando riguarda l'audio, lettura musicale, l'unico album che abbiamo è di Sergio Caputo. Sentiamo questa qua. Sente abbastanza bene. Gracchia un po', però. Guarda che mestiere che mi tocca fare. Io con questa faccia ne ho passato da dimenticare. Invano un caso di nevrasteria. Poi denomina uno spreco di energia. Tutta la fatica che mi tocca fare. Solo proviamo un attimo Real Racing. Questo ci mette un po' a caricare. Un gioco che comunque ho notato che su diversi smartphone assorbe molta RAM, soprattutto all'inizio. È comunque abbastanza fluido. La cosa che ho notato è che utilizzando il GPS invece perde molto il segnale. Questo non so se è il modello che è difettoso, addirittura c'è stato un momento in cui non funzionava proprio, non mi dava proprio segnale, e infatti mi sono perso. Questa è una delle pecche di questo smartphone. Comunque il prezzo di 499 € sul sito ufficiale mi sembra un po' eccessivo, comunque confrontando qualità-prezzo, materiali, come ho detto, molto plasticosi, abbastanza spessi. Comodità ad avere la dual SIM. Ho detto 16 GB di memoria, sistema operativo Android 4.2. Come state vedendo, ci mette un bel po' a caricare il gioco. Abbiamo tagliato un po' perché l'attesa è eccessiva. E stiamo ancora aspettando. Ecco qui.
stiamo ancora aspettando il caricamento, è abbastanza lento, si scalda molto intorno alla fotocamera, qui dietro, anche se non in maniera eccessiva. Ecco, ho sbagliato, schiaccio del tasto e sono tornata la U. Vediamo la luminosità, mettiamola al massimo, così vi faccio vedere qualche fotografia proprio per farvi vedere meglio. Di colore, qua sono io con Seredova, Mbovieri e qualche altra Vips. I colori sono molto luminosi, proviamo a provare a giocare con Zombie Tsunami, altrimenti non si ricarica più. Eccolo qui, volume al massimo, proviamo. Anche se comunque il touch non è che funzioni tanto bene, non risponde durante solo il gioco, ovviamente. Vabbè, abbiamo visto come va il gioco. Vediamo la parte telefonica, sposto un attimo il telefono così perché restano memorizzati i numeri. Conoscere il credito residuo, il consumo delle tue cose e ricaricare, digita 1. Nella media. E sul 133, digita 2. Chiudiamo. Andiamo alla parte browser, il browser preinstallato, andiamo sul sito Tech Different. Ecco, non possiamo andare sul sito perché abbiamo finito il credito. Caratteristica di questo smartphone è proprio quello di caricare più pagine contemporaneamente e mantenere sempre la stessa velocità di connessione. Attualmente ora metterò appunto la, cambierò la SIM, così vi farò vedere come va sul browser web. Abbiamo inserito una scheda con la connessione dati. Vi facciamo vedere la velocità del browser web, cosa che ci hanno spiegato che aprendo sempre The Verge, ad esempio, dovrebbe mantenere comunque una velocità abbastanza elevata. Il Corriere, il Meteo.it. Apriamo anche il Fatto Quotidiano. Comunque sono pagine abbastanza pesanti. In realtà io ho così una differenza così elevata con altri smartphone non la vedo. Comunque andiamo di passare anche alla versione desktop. Però non è male, anche se
Il sito del fotoquotidiano è sempre un sito particolare. Vediamo The Verge. Seconda versione classica. Desktop. La ricarica è abbastanza veloce. Però vediamo che il rendering è un po' lento. Tutto sommato, 500 euro per questo smartphone sono, dal mio punto di vista, un po' troppo esagerati. Secondo me dovrebbero scendere un po' di più sul prezzo. Sicuramente offrono anche dei servizi in più, perché viene, il cellulare viene dotato per il primo anno con con Norton Security, con l'accesso pieno per 12 mesi gratuite. Che dire, ripeto, uno smartphone che ha buone potenzialità. Riscalda leggermente la parte posteriore, niente di eclatante, un buon display, buona luminosità, però costa un po' troppo per quello che secondo me riesce a fare. A voi poi la scelta. Ci vediamo al prossimo video. Saluto dalla redazione estiva di Tech Different.